Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto la riparazione di questo scatolo. Allora, l'amico Alessandro mi manda questo scatolo che già da qui riusciamo a capire che cos'è. È un prodotto della Soundcraft, un altro mixer. Ti ricordo, come per ogni video, di iscriverti al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai. E, soprattutto, di iscriverti al canale Telegram degli sconti tech che seleziono personalmente e li condivido con voi su questo canale. Andiamo al lavoro. Ragazzi, questo è il mixer. Allora, Alessandro ci dice che quando è in funzione, dopo un po' di tempo, i canali dall'1 al 7 non funzionano più. Il meter gli va a picco e questa situazione si risolve da sola premendo la Phantom. Ma mi dice che questa situazione poi può capitare anche picchiettando così qui sopra. Quindi andremo a smontare, prima di tutto a provare il mixer, poi andremo a smontare e vedere qual è il problema. Allora ragazzi, abbiamo acceso il mixer e adesso vediamo questo problema che ci dice Alessandro. Allora, a parte gli effetti proprio al massimo, quindi azzeriamo gli effetti che non ci interessano. Allora, alzando il volume non ho rumori. Vabbè, c'è il classico rumore di gain, ma quello ci sta. Se ci fate caso, non so se si riesce a sentire, c'è un rumore di friggitoria. Voglio provare a cambiare il cavo, magari è il cavo, non lo so. Prova sa. No, è proprio lui che fa rumore. Proviamo a picchiettare, come dicevo. Eccolo qua, visto? È sparito. E adesso è tornato, sempre picchiettando. Adesso è andato via. Lui diceva che tornava con la Phantom. Prova sa, non torna. E adesso è tornato. Secondo me qua c'è qualche cosa che manda a massa il circuito o qualche falso contatto, che poi dando la Phantom, non so, lo fa riprendere e riparte. Quindi adesso che abbiamo capito il difetto dov'è e qual è, abbiamo verificato più che altro, andiamo a spegnere tutto, smontiamo. Ricordatevi sempre di fare una foto a tutti i multicolor dei controlli. Smontiamo e andiamo a verificare il circuito. Vi bypasso questa lagna. Dopo 44 miliardi di viti e una cassetta intera di controlli, sono riuscito ad aprire questo mixer. Allora, andiamo prima di tutto a dare uno sguardo proprio dietro dove ci dava il problema. Andiamo a dare uno sguardo per vedere trasudazioni o cose del genere. Però il fatto che quando andiamo a picchiettare ritorna o se ne va il problema mi suona un po' strano in tutto questo. Avendo qui la scheda possiamo andare a verificare qui sulla board se c'è qualcosa che non va. Contatti mobili, eccetera. Diciamo, questa è la board completa. Se l'audio passa, passa. Il fatto che premendo la Phantom, ovvero abilitando l'alimentazione sugli ingressi, fa sparire il problema, potrebbe essere una questione di bassa alimentazione all'inizio. Ma la cosa mi risulterebbe comunque strana, perché ci sono alcuni microfoni che non necessitano della Phantom. Non necessitando della Phantom, questa cosa, questa ipotesi è meno plausibile, perché non ha senso attivare la Phantom dove la Phantom non è necessaria. Tipo per il microfono che stavo utilizzando prima, non ha condensatore, comunque non c'è bisogno di abilitare la Phantom. E questa è una cosa strana che non mi spiego, perché abilitando la Phantom il problema sparisce. Ora, o è la vibrazione della pulsata, potrebbe essere una questione di alimentazione della scheda. Quindi mettiamo un attimo questo qui da parte per andare a verificare l'alimentazione. Andiamo subito ad occhio a vedere se c'è qualcosa che non va, anche se non dovrebbe, perché alla fine funziona bene. È solo una questione di vibrazione che ci dà qualche problema. È una bella gatta da pelare questo mixer. Non mi spiego questa questione della Phantom. Dobbiamo andare a verificare un attimo sullo schema elettrico. Questo è lo schema elettrico, sezione alimentazione. Qui riconosciamo l'ingresso della tensione,
il fusibile della 250, qui abbiamo la sezione di filtro, qui abbiamo il ponte e qui il primo trasformatore dello switching che ci dà varie uscite. Qui abbiamo l'uscita della tensione negativa, la 3.3, la 5V. Ora dobbiamo andare a controllare sulla scheda generale invece quali tensioni vanno e perché appunto la Phantom ci dà questo problema, che la Phantom dovrebbe essere regolata da questo, più 48V. Cioè, il fatto strano è che questa cosa c'è solamente per i primi 7 canali, gli altri non lo fanno, e dato che le alimentazioni sono prese su tutte sullo stesso punto, questa è una cosa strana. Cioè, mi sembra strano che si sia bruciato o comunque sia saltato il IC di preamplificazione, quindi l'operazionale, solamente sui primi 7 canali. Allora mi è venuta l'idea di fare un'altra cosa. Abbiamo controllato l'alimentazione sembra che vada tutto ok, cioè che sia... abbiamo i giusti voltaggi, insomma. Voglio fare questa prova, ovvero alimentare il mixer da aperto e andare a picchiettare qua sopra, sui flat, ovunque praticamente nella zona di prima, per vedere se riusciamo a replicare il problema di prima con scheda aperta. Allora andiamo a fare la prova che abbiamo detto prima. Scusate se non guardo in camera, ma devo stare attento qui. Allora, abbiamo il canale 1, andiamo a picchiettare sul canale 1 e non succede niente. Stiamo ancora picchiettando proprio sulla scheda, quindi aspetta, eccolo qua, c'è qualcosa qua, eccolo, ti ho trovato. Ma vuoi dire che allora, c'è qualcosa qui? Prova sassa. Se muovo questo condensatore, il suono va e viene. Prova sassa, attacchiamo, non succede niente con la Phantom. Perché proprio questo condensatore, che se io lo vado a muovere, ecco, non suona più, vedete? Ok, adesso andiamo a dissaldare i due condensatori, che sono da 33 microfarad 16V e 330 microfarad 6,3V. Liberiamo il trifoforo, il foro, chiamatelo come vi pare. E andiamo a verificare con l'SR questi condensatori. Prendiamo la tabella e vediamo che il 330 microfarad 6,3V deve stare al di sotto dello 0.9. Andiamo a verificare. Questo qua mi misura invece di 330 microfarad, mi misura 260. Proviamo quest'altro che è un 3,3. No, è un 33, scusate, 16V. Mi misura 27, 2 ohm addirittura di SR. Quindi li andremo a sostituire tutti e due. E dato che mi trovo, voglio andare a fare un po' di ripassata di saldature sull'operazionale che sta qui. Allora ragazzi, sono andato a cambiare i condensatori, questi qui li ho cambiati e adesso andiamo a provare. Sono andato a sostituire tutti i condensatori, quelli che si erano rotti, ho picchiettato dappertutto con scheda aperta e non sentivo rumori e il suono rimaneva. Adesso ho chiuso il mixer e andiamo a fare l'ultima prova prima di reimpacchettarlo e rispedirlo al mittente. Messo il microfono sul canale 1, mettiamo più o meno a 0 dB, mettiamolo nel mix, alziamo il gain, picchiettiamo per far ricapitare il problema che capitava prima e non capita più. Ed è perfetto! Se questo video ti è piaciuto, qui ti iscrivi al mio canale e questi sono due video che puoi guardare. Ciao!